这是刚才有些人认为是可能突然遇到，就是无没有什么因缘而遇到的。但如果我们真正去观察，我们生命当中今天遇到的很多事情呢，是它是有因缘的，不是无缘无故的。Quindi ripetendo il concetto, in realtà molti ritengono che un qualche cosa sia così apparso dal nulla improvvisamente, in realtà non è così. Tutto è in qualche modo legato alla legge di causa effetto, a cause e condizioni precedenti. 就像我出家，当这样的出家的身份呢，我在度数的时候，我当时觉得也是一种偶然的相遇，因为，我以前，放牦牛，在山上每天都放牦牛，没有度数的机会。后来我有度数的机会之后，就我们很多当地羡慕的一个师范学校，我就考上了师范学校，然后。师范学校里，后来有一次偶然的机会，我看到我以前放牦牛的同伴呢，已经现的出家相，就是在开法会，而且记得他当天就是戴着一个黑色的眼镜，然后现得特别庄严。因为我当时出家的意义也不知道，就是到底是什么，我觉得这样也是很好看，很舒服，所以我当时一下子就产生一种我要出家，因为我的同伴以前我们都在山上放牛，现在他已经出家了，我也想出家。我当时产生了一个很强烈的这样的念头。Ecco, ad esempio, quando io ho deciso di entrare nell'ordine monastico, di diventare monaco, all'epoca anch'io ho pensato che fosse stato qualcosa di casuale. Che cosa è successo? Stavo studiando. In passato, prima di riuscire ad avere la grande opportunità di entrare nella scuola normale, la Chafantashu, la scuola normale del Sichuan, prima non avevo opportunità di studiare, quindi andavo portavo al pascolo gli yak e lo facevo assieme ad altri pastorelli. Poi ebbi la grande occasione di poter entrare nella scuola normale e studiai. E una volta, tornato al paese, incontrai per caso uno dei pastorelli con cui appunto andavo al pascolo, che si era fatto monaco, era un lama, aveva la veste del lama e portava dei begli occhiali neri. E trovai, vedendolo, che avesse un aspetto estremamente decoroso, estremamente bello, e decisi anch'io improvvisamente che mi sarei fatto monaco. 后来我要接近毕业，师范学校里面接近毕业的时候呢，我很想出家，但是，我不知道到底我该不该出家。后来，也是有一个偶然的机会，我遇到了一个我的老师，他今年刚刚圆寂了，就离开了，对我恩德非常大。然后我当时有一次突然遇到他的时候，我问我该不该出家，很多人说不该出家，我到底该不该出家？然后当时他说你要出家就不要想很多，你就马上出家，而且他要认识净明本座法王仁波切，他说我可以介绍到哪里去，后来呢，因为他的一句话就改变了我的。整个人生，当时我觉得这是一种偶遇，但是现在看呢，应该其中有很多的这种因缘在里面。Ecco, e poi cosa accadde? Accadde che io avevo intenzione di farmi monaco, però non mi ero ancora diplomato alla scuola normale, quindi chiedevo alle persone se fosse o meno opportuno che prendessi voti. E tendenzialmente mi dicevano di no, finché non incontrai un mio vecchio maestro. Tra l'altro, tra parentesi, questo mio vecchio maestro è scomparso proprio quest'anno ed è una delle persone che ha avuto la maggiore influenza sulla mia vita. Ecco, questo vecchio chiesi a questo mio vecchio maestro se dovessi o meno prendere i voti. Lui mi guardò e mi disse: se hai questo pensiero, non ci pensare troppo.
E quindi decisi di farmi monaco. Tra l'altro questo mio maestro in quella stessa occasione mi disse: guarda, ho conosciuto, conosco Jigme Panzo, che è il grande maestro di cui vi parlavo prima, e se vuoi te lo presento. E questa semplice frase, casuale sembrerebbe, detta da questo mio vecchio maestro, mi ha completamente cambiato la vita. La mia vita è completamente cambiata da quel momento. Di fatto, però, sappiate che non era per nulla casuale come potrebbe sembrare. In realtà c'erano state cause e condizioni precedenti che mi avevano portato a quel momento e a quel particolare evento. In 比较重要的这种因缘，所以有些人呢，认为是一切都是命中注定，就包括印度的一些宗教也认为我们寄生当中的一切事情是前世已经定完了，就是不可改变的，也有其他的一些宗教呢，也认为是有一种造物主，就是他可能会安排或者是已经定完了。 但这样说呢，就是也可以从他们的观点当中，也可以有解释的方法。 Quindi qualsiasi evento che riguardi le persone che può appunto apparire casuale, in realtà dietro ha sempre delle cause e condizioni. Come vedono i diversi popoli, le diverse religioni questi eventi? Beh, ci sono i fatalisti sono anche in India, che ritengono che tutto sia già predestinato, per cui tutto sia già deciso, che non ci sia possibilità di mutamento. Poi ci sono coloro che credono in un Dio, in un'entità creatrice, in un Dio, che ritengono invece che tutto sia stabilito appunto dalla divinità. Amen. 佛教的说法呢，是很多都是因缘产生的。有一句话叫做“诸法因缘生，诸法因缘灭”，也就是说，这个因缘已经具足的时候呢，可能我们在一起生活、一起工作啊，这样的。如果这个因缘已经灭了的话呢，虽然一起生活、一起工作，但是最后呢，所有的这些想法都不可能成功。 Il buddismo invece ritiene che tutto avvenga appunto per cause e condizioni, quindi come frutto della legge della coproduzione condizionata, della legge di causa e effetto. E il buddismo, fin dalle origini, sostiene che tutto ciò che avviene nasca per cause e condizioni e tutto si esaurisca, muoia per cause e condizioni. 所以这个因缘的这种道理呢，很重要。比如说我们，生活当中，包括现在事件的一些这个家里的感情不好，最后已经离婚了，那么这个叫做因缘已经灭了。如果你的工作很积极的，最后就突然赚大钱。 就是那么这个因缘呢也会产生的，所以在生活当中有很多很多的因缘呢，就是依靠我们自身的这个创作和前世的这种因缘，这两个积聚以后都可以争取。 Ecco, le cause e condizioni a loro volta si producono e si esauriscono. Un esempio, ci sono dei problemi in casa, ci si arriva al divorzio, ecco, questo significa che le cause e condizioni in quell'occasione si sono esaurite. D'altro lato, invece, se qualcuno fa fortuna, significa che cause e condizioni si sono prodotte perché questo potesse avvenire.